gentili viaggiatori, che il trenino di Verben è in partenza sabato 16 e domenica 17 ottobre dal binario della vecchia ferrovia e toccherà le stazioni di Asiago, Canove, Cesuna e Tresche Conca in carrozza. L'appuntamento più importante della stagione autunnale nell'Altopiano torna a Verben e ne parliamo con Elisabetta Magnavosco, sindaco del comune di Roana. Ciao Elisabetta, buongiorno. Buongiorno, ciao, ciao Ida. Tante le novità per la terza edizione, l'edizione di quest'anno. Sì, un'edizione nuova, un'edizione rivista. Ci siamo lasciati l'anno scorso con un'edizione che vedeva coinvolta due frazioni e un comune e abbiamo raddoppiato, abbiamo due comuni e tre frazioni. Quindi quest'anno il percorso partirà da Tresche Conca, arriverà qui Tresche Cesuna, Cesuna, Canove per allungarsi fino ad Asiago. Elisabetta, abbiamo anche una bella mostra subito fuori della galleria. Partiamo da qua e poi ragioniamo su tutto il percorso. Andiamo. Certo che sì. Sono le opere presentate da questo bravo pittore e fotografo. Sì, allora innanzitutto partiamo, ho cercato di combinare un po' tutti i panorami altopianesi. Qui partiamo da Cima Eckar, dove ho cercato di immortalare appunto la nebbia autunnale. Qui abbiamo un bosco in fine estate, fase di inizio autunno, come vediamo c'è la nebbia. Qui abbiamo un prato, una finagione in piena estate. Sì. Qui abbiamo un tramonto ad Asiago, qui vediamo l'ossario, e qui abbiamo un faggio secolare. Tutti i colori e le emozioni che può donare l'altopiano dei sette comuni. La vita di una volta, in pianura come nell'altopiano, vero Chiara, si svolgeva all'interno della cucina o all'interno della stalla. Esattamente. E qui abbiamo una riproduzione abbastanza fedele proprio di quello che succedeva dentro le stalle, dentro le cucine, quando si faceva il filò. Allora vogliamo vedere insieme cosa si faceva? Certamente. Allora, naturalmente una volta si lavorava sempre, si lavorava con la luce del giorno, non di sera o di notte, e d'estate o quando era la stagione si lavorava nei campi. Alla sera ci si ritrovava tutti appunto in questi ambienti, in cucina o nella stalla. Qui abbiamo la cucina e abbiamo le donne operose che lavorano. Qui abbiamo il corlo, uno strumento che serviva a disfare la matassa e farla a gomitolo. Erano gli alimenti, i cibi che si potevano mangiare una volta. Naturalmente si mangiava la polenta, per le famiglie più fortunate avevamo il salame. Il salame. Per gli altri avevamo la renga e molte volte anche solo il profumo di renga, vero? E molte volte solo la polenta. La dimenticata. Immancabile il fiasco di vino, il pane vecchio e naturalmente il tagliapane. Dopo un po' di anni non c'era più il camino, è arrivata la cucina economica. Esatto. Che fumava una volta, perché una volta fumava sempre. Naturalmente si continuava a mangiare la polenta, si poteva stirare mettendo dentro le bronze, la lanterna, questi sono tutti oggetti originali. Sì, originali. Sì. Che belli questi tempi, che bei momenti. Sono momenti indimenticabili, per questo passano di anno in anno e diventano storia. Diventano storia ed è bello perché trovi le persone, soprattutto più anziane, che ci ringraziano, perché nelle parole che diciamo, in dialetto naturalmente, ricordano, e i più giovani imparano parole nuove che non conoscevano della loro lingua, della loro regione. Giulia Mosele, assessore al turismo. Ciao Giulia. Ciao Ida. Che bella giornata di sole, una giornata splendida dove si ricordano gli antichi mestieri, gli antichi tempi. Parliamo proprio di questi antichi mestieri, di queste sculture e dell'attività
di questi quattro paesi: Asiago, Canove, Cesuna e Tascheconca. Esatto, abbiamo queste due giornate molto intense dove ci sono varie attività. Partiamo da laboratori per bambini ma anche per grandi. Abbiamo poi dei giochi antichi, giochi anche con dei premi. Abbiamo inoltre i mercatini che sono basati su varie tematiche. Abbiamo l'agroalimentare, abbiamo l'artigianato come vediamo qua e abbiamo anche l'hobbistica. Ma cosa vuol dire verben? Verben è un termine che deriva dalla nostra antica lingua cimbra e significa colori. Infatti colori, un terreno di colori e va appunto a esaltare diciamo queste bellissime sfumature nel nostro bellissimo altopiano di Asiago. Certo, il trenino farà queste quattro fermate. Ci sono più trenini, non ce n'è uno solo esatto. Quest'anno, ma ce ne sono ben tre. Esatto, andranno appunto da Tascheconca, da Asiago, quindi un tragitto di ben 12 km che va a esaltare, risaltare proprio questa ferrovia, questa antica ferrovia con le frazioni e ogni fermata, insomma Cesuna, Canove e Asiago. Noi abbiamo cominciato a fare il tragitto, si può dire quasi inverso. Siamo partiti da Tascheconca, saliamo nel trenino e andiamo dove adesso, Giulia? A Cesuna. Assolutamente sì. Ed eccomi con la signora Maddalena della Proloco di Tascheconca. Buongiorno Maddalena. Buongiorno. Un grande lavoro che avete fatto quest'anno con la Proloco. Sì. In quanti volontari siete che operate e quanto tempo prima siete partiti per pensare a questo evento? Allora, operiamo circa 10-12 persone. Quest'anno siamo partiti prima perché abbiamo aggiunto qualcosa di più rispetto agli anni scorsi, e cioè il simposio degli scultori di legno. Tra l'altro abbiamo scelto che siano persone possibilmente del luogo, sì, Tascheconca, Asiago e qualcuno della Val d'Astico. Quindi noi abbiamo bancherelle di cosa nello specifico? Bancherelle di lavori fatti con il legno, di lavori fatti a mano, ricamati a mano e confezionati tutti a mano, tutto è volontariato. Dopo qui abbiamo la rappresentazione dei prodotti tipici del posto, anche di come si fa il formaggio, vero? Certo che sì, possiamo vedere tra poco la rappresentazione proprio di come si fa il formaggio fatto direttamente dai nostri malghesi, e oltre a questo siamo contornati da tutti i prodotti tipici del posto. Ora, oltre che i colori, andiamo anche a vedere i sapori dell'altopiano. Certo. È sinonimo di tavola, ne parliamo con Valentina della Proloco di Cesuna. Ciao Valentina. Buongiorno. La produzione del pane. Esatto, pane intanto, come diceva la nostra amica, è sinonimo di tavola, è sinonimo di unione. Diciamo così, spezziamo il pane. Lo prendiamo con le mani, già che le abbiamo igienizzate. Assolutamente sì, e lo spezziamo e lo assaggiamo. Forza. Eccoci Valentina. Qua. E che pure croccante. Eh sì, è un po' croccantino. Eccolo qua. A noi, E qui abbiamo un grande amante dell'altopiano e anche del miele. Abbiamo l'orso Dino, Cesare, vero? L'orso Dino, che è stato conosciuto un po' di anni fa, ci ha fatti andare tutti matti qui all'altopiano. È appunto un grande amante del miele, questo miele di alta montagna, prodotto dal nostro amico apicoltore locale Kaki. È un miele che ci può aiutare tutti quanti a passare l'inverno con tanta dolcezza, no? Per proteggerci, certo, dalle malattie, dai raffreddori e tutto quanto. Abbiamo anche altri prodotti tipici dell'altopiano, come i frutti di bosco e quant'altro. Sì, esatto, coltivazione di piccoli frutti da un'azienda agricola biologica, la Bisere, qui sull'altopiano, che è il biodistretto, no? Quindi sì, coltivazioni ortaggi biologici, i piccoli frutti, la birra biologica, galline. Abbiamo tantissimi buoni prodotti e genuini. E non può mancare la produzione del formaggio. Sì, andiamo a vederla? Subito. Ordine cavalieresco di San Bovo. Signor Giorgio, cosa vuol dire? Partiamo proprio da qua. Sì. Allora, a questa associazione appartengono persone che si sono impegnate nel divulgare le storie, le tradizioni, nella cura della biodiversità, e noi abbiamo come simbolo questo drappo con lo stemma di San Bovo
e dopo la frusta. Certo. Passiamo qua alla produzione di formaggio che lei ci stava spiegando prima. Sì. Che tipo di formaggio state facendo con la calliera della volta? Sì. Ecco, stiamo facendo una dimostrazione di come si ottiene il formaggio asiago, che viene fatto in una calliera di rame con un sistema come si fa nelle maglie, riscaldamento diretto a fuoco lento. Il latte, come ho spiegato ai presenti, viene portato a 38 gradi, viene addizionato di cagli naturali, perché essendo l'asiago un formaggio DOP non può essere fatto con cagli sintetici, e quindi dopo il casaro, una volta ottenuta la cagliata, ha riportato la caldiera sul fuoco, caldiera che è sostenuta da questo attrezzo che si chiama mussa. Ma lei cosa ci consiglia come stagionatura del formaggio? Secondo lei? Un formaggio mesano, un formaggio di 5-6 mesi di stagionatura. Polenta, formaggio e vino di montagna, il massimo, signor Giorgio. È il massimo. Grazie. Prego. Il nostro viaggio continua e finisce a Canove, al Palazzetto dello Sport, dove dentro abbiamo molti mercatini dei prodotti e anche dei lavori tipici del posto. Infine fuori, la novità di quest'anno, abbiamo cosa, Giulia? Abbiamo la fattoria didattica, e che presenta appunto questi animali anche appunto per i bambini. Soprattutto troviamo i pavoni, troviamo i fagiani dorati, le pecore, le capre, il cavallo, e troviamo gli asini in cammino, dove appunto i bambini possono farci giretti. Certo, perché quest'anno abbiamo anche le passeggiate sopra l'asinello. Esatto. Verben non è solo colore, Verben non è solo emozioni. Verben è molto di più. Verben è amicizia, è divertimento, è gioia. Verben è condivisione. Grazie, gentili telespettatori, di essere stati in nostra compagnia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Periscopio e vi ricordo, se avete piacere a rivedere le nostre puntate, potete farlo sul nostro sito www.reteveneta.it nella sezione Produzioni. Grazie, buona serata.